quando si invita a donare il sangue ci si dice dimmi quando tu verrai. Quando Alessandro qua tu non vorrai tu mi bacerai ogni istante donerò litro di sangue, d'improvviso ti vedrò, sorridente accanto a me. Eccoci giunti alla seconda parte della giornata del donatore organizzata dalla sezione dell'Avis di Isernia. Un momento fatto di convivialità, di riflessione e anche di divertimento. Rimanete con noi. Puoi donare, lo sai, non passerai mai più guai. Una goccia per me e la mia vita sta ben con te. E sono in compagnia del dottor Francesco Zito, uno dei dottori che lavora al centro trasfusionale dell'ospedale veneziale di Isernia. Dottore, oggi un momento dedicato proprio ai donatori di sangue, in questo momento organizzato dall'Avis. In Molise che situazione c'è? In Molise abbiamo un'ottima situazione al momento, in quanto grazie a giornate come queste, persone che abbiamo come nostri donatori, siamo orgogliosi di dire che abbiamo un'indipendenza dal punto di vista trasfusionale, quindi le necessità di persone che hanno bisogno di sangue sono bilanciate dai gesti di persone che lo donano, quindi siamo molto orgogliosi di questo. Chi è che dona il sangue in Molise? Beh, diciamo che raggiungere la maggiore età è un criterio fondamentale e da quel momento in poi avere un criterio di idoneità basato su un piccolo esame di base per valutare che la persona sia fondamentalmente in salute è la cosa che più ci preme. Una persona, un donatore, deve essere necessariamente sano per definizione, avere un peso adeguato, non avere patologie anche che possono dare dei problemi nel momento in cui il sangue viene trasfuso ed essere in grado di trasfondere anche diverse componenti di sangue come possono essere le piastrine, il plasma e i globuli rossi per diversi tipi di patologie. Quali sono i requisiti per diventare donatore di sangue? Per diventare donatori bisogna rivolgersi essenzialmente ai centri trasfusionali o presso associazioni che possono comunque sensibilizzare, tipo l'Avis, che possono sensibilizzare la raccolta di sangue. Recarsi di regola presso un ospedale, fare dei test di screening e dopo circa un mese avere i risultati dei test di screening, cioè quindi di valutazione del benessere della persona, che danno la possibilità di donare realmente a distanza di alcuni mesi l'una dall'altra. Quindi un donatore uomo, ad esempio, può donare ogni 3-4 mesi, una donna lo può fare ogni 6 mesi, previo restando la valutazione di benessere della persona. Sono più uomini e più donne? E siamo bilanciati, la donna di regola tende a essere diciamo meno presente in fase premenopausa, perché ovviamente la donna è più soggetta al ciclo, quindi a condizioni che già di per sé leggermente indeboliscono, quindi si presta più attenzione a questo, però ormai siamo circa al 50%. E in ultimo, fino a che età si può donare il sangue? Diciamo a discrezione del medico, diciamo intorno ai 65 anni è il momento in cui noi decidiamo di terminare la donazione, altrimenti per qualche motivo che può essere di natura individuale, perché noi, il medico reputa la persona idonea, oppure possiamo sospenderla prima, ci sono delle variazioni soggettive. Ed eccomi in compagnia di un'altra membro dell'Avis, signora Adriana, lei da poco fa parte dell'associazione. Ho avuto modo di fare soltanto 3 donazioni, perché un po' per motivi di lavoro, un po' per altre situazioni non mi ero mai proposta per questa cosa. Invece per un'altra situazione, purtroppo non tanto
bella, mi sono avvicinata a questa cosa e vedo che è molto, ma molto bene fare qualcosa per gli altri, e come sempre c'è sempre più gioia nel dare che nel ricevere, e quello che si fa è sempre poco quando è per il bene delle altre persone. Spero di poter contribuire nel mio piccolo, avendo un gruppo piuttosto raro, nel mio piccolo, a rendere magari la vita di qualche altra persona più semplice e un poco più serena. Poi quando tocca a me, puntuale sono là, nel segno sempre uguale, uguale. Ed eccomi in compagnia di Elio Passarelli, presidente dell'Avis di Venafro. Oggi qui alla Fonte dell'Astore un momento di convivialità, di confronto tra tutte le associazioni Avis presenti sul territorio. Sì, oggi è un giorno bellissimo. Si sta tutti insieme, sono momenti dei ricreativi che hanno fatti ripetuti più di una volta nell'anno. L'importante è che si avvicinino alle associazioni anche i giovani, soprattutto i giovani, perché c'è bisogno di rinnovamento. Certo. La cultura del dono del sangue è importante, quanto mai fondamentale, viste anche talvolta le esigenze e le emergenze che si presentano sul territorio. L'Avis di Venafro come si muove in questo senso? L'Avis di Venafro è un'associazione piccola, ma è dotata di tanti donatori. Siamo più di 1000 e c'è stata una bellissima risposta. È da poco che è stata creata, sono 6 anni, e ogni mercoledì raccogliamo il sangue presso il Santissimo Rosario di Venafro. Soprattutto vengono i giovani ed è un risultato bellissimo, è bello proprio, inaspettato proprio. Che vuol dire donare il sangue? Donare parte di se stessi volontariamente, con amore, rispettando il malato, le persone che hanno bisogno di questo tessuto che dà la continuità alla vita e che serve a tutti. Un appello per chi a casa ci sta seguendo e magari non sa dell'Avis. Che l'associazione è bellissima e tutti si devono avvicinare a questa, a questo movimento, diciamo. Roberto, anche tu sei un donatore della sezione Avis di Isernia, per te cosa vuol dire far parte di questa associazione? Ma sicuramente è un motivo di orgoglio, sicuro, perché è comunque una bella cosa, insomma, aiutare gli altri in questo senso, ma poi è una cosa che fa bene anche a te stesso. È una cosa che poi io consiglio vivamente a chi vuol farlo, ma soprattutto a chi ha la possibilità di farlo, perché molti vogliono donare però non hanno proprio la possibilità. Anche lei oggi qui in questo convito dell'Avis, da quanti anni fa parte dell'associazione? Allora, io sono circa una decina d'anni che sono donatore, anche se prima ero affiliato all'associazione di Venafro, poi per problemi di comodità, diciamo, mi sono trasferito a Isernia. Io penso che è un qualcosa che dovremmo fare tutti, perché è giusto che chi ha la possibilità aiuta chi non ha la possibilità, e quindi dobbiamo essere tutti quanti disposti a donare qualcosa di noi. Nel nostro caso doniamo il sangue perché crediamo che sia una cosa giusta. E anche il signor Antonio di Isernia è un donatore dell'Associazione Volontari Italiana del Sangue. Da quanti anni? Una quarantina d'anni. Insomma, parecchio tempo. E come si è avvicinato all'associazione? Stavo facendo il militare all'inizio, la prima volta che ho donato. Per avere la licenza, allora sono andato a donare. E poi dopo un po' per i parenti, e poi dopo piano piano l'ho dato per tutti, insomma. Insomma, storie di tutti i giorni che riscontriamo in tanti presenti oggi qui, e soprattutto che poi si prolungano per tutta la vita. Io un altro 3 anni posso dare, poi non me lo fanno donare più. Perché appunto c'è il limite d'età. Sì, qua dice fino a 65 anni, quindi stiamo quasi per arrivare. L'Avis a questo punto, dopo 40 anni insieme, cosa rappresenta per lei?
è una bella istituzione, molto importante. Mi hanno pure premiato per questo, quindi figurati. Allora è un medagliato. Sì, sì, argento e oro. Tonino e Alessandro, anche voi donatori di sangue. Sì, io sono donatore da circa da 18 anni, quindi fino a oggi ancora me ne sento felice di aver scelto questa strada. E lo dico a tutti, fatelo perché è bello e quando uno dona il sangue si sente ancora meglio. Mentre invece lei, signor Alessandro? Ancora io non sono donatore di sangue. In futuro? Spero di sì. E allora, insomma, con questo augurio, amici di Viaggio in Molise e di Telemolise, continuate a seguirci. Signor Vincenzo, anche lei donatore? Sì, sono 6-7 anni che dono il sangue e più o meno vado 2-3 volte all'anno a donare. È una bella cosa perché aiuto chi ha bisogno. È una cosa che nasce proprio dal cuore, non penso che anche altre persone devono fare questa cosa. Infatti ho invogliato anche mia moglie parecchie volte a venire, però non vuole venire. Anche ad amici ho chiesto di donare, poi ognuno è libero di fare come vuole.